Oggi abbiamo ospite Mario Parodi con un romanzo interessante che non è un romanzo ma un saggio, un romanzo, un mezzo saggio, un panino imbottito. Vediamo cos'è. La leggerezza della allodola, la storia di Giuseppe Tonani, edito da Edizioni Mille. Ma la prima domanda che ti faccio, come ti è venuta l'idea balzana di dedicare un libro a questo, peraltro, campione di pesi del 1924 a Parigi? Cent'anni fa, esatti. Prego. Allora, io vado in villeggiatura a Groscavallo, lì c'è anche un quadro che rappresenta... Scusa, Groscavallo è provincia di Rio de Janeiro, no, spiega. Perché sai, qua andiamo in onda in Mondovisione, quindi non vorrei che... Nelle valli di Lanzo, e quindi un mio amico mi diceva, tu che scrivi tutti questi libri, avevo scritto un libro su Owens e Coppi, libri di sport, eccetera, storici, perché non scrivi un libro sul fratello di mio nonno? Io dico, e chi era il fratello? Che sport praticava? Ah, guarda, è stata medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 24. Ah, bene, che sport? Sollevamento pesi. E dico, ma senti, a chi vuoi che interessi sollevamento pesi? Appunto, era quello che ci domandiamo tutti. Infatti io rimasi un po' perplesso, ma lui mi diede il numero di telefono della figlia del campione, che ha 95 anni, e della nipote che ha anche curato questa copertina. Sono andato a Chiavari e da loro mi sono fatto raccontare la vita di questo personaggio. E devo dire che la medaglia d'oro è un optional, perché la vita è già una vita estremamente romanzesca, bellissima. E quindi... Adesso ne parleremo. Intanto il titolo, la leggerezza della allodola. Premesso che c'è una foto di questo campione, che è Giuseppe Tonani, che è un bidone assoluto, cioè questo qua è un sì. Personaggio in foto dell'epoca che sì. è massiccio, sì, sì, sui 110 kg. Tutto ciò che è lontano dall'allodola. Difatti, ma il collegamento con l'allodola dipende dal fatto soprattutto che Tonani è nato a Lodi Vecchio, e Lodi Vecchio è una cittadina di 5.000 abitanti vicino a Lodi Nuova, fondata dai Celti 5 secoli prima di Cristo. E i Celti avevano come animale sacro la lauda, dall'odola, quindi a lauda, laus, lodi. E quindi ho voluto sottolineare questa appartenenza alla sua cittadina. Tu nel romanzo giustamente avvicini altre metafore, due le più importanti. Una è quella dell'Atlante, cioè il mitologico Atlante che sostiene il mondo, poi trasformato dagli dèi nella catena montuosa che conosciamo in Marocco. E l'altra, adesso ci parlerai di questa metafora e anche dell'altra che avvicini a questo campione, che riguarda la Nike di Samotracia. Prego, come mai allora, sei andato a... Prima di tutto sono due capolavori dell'età ellenistica. La prima appunto si trova a Napoli, al Museo Archeologico. Sono andato proprio in un'occasione della pubblicazione del libro a vederla di persona, mi ha entusiasmato. Ed era l'immagine che in quegli anni, parlo degli anni immediatamente dopo la prima guerra mondiale, veniva affissa nelle palestre dove si praticavano gli sport pesanti. E quindi dicevano, guarda, tu devi essere come questo qui, devi essere capace di sollevare pesi incredibili. E lui guardava questa foto e diceva, caspita. Poi, cosa succede? Che va a Parigi e vince la medaglia d'oro e durante le Olimpiadi, durante il soggiorno a Parigi, va a vedere al Louvre la Nike di Samotracia. Altra statua ellenistica, splendida, invece esattamente il contrario. Se l'altro è l'emblema della forza e della potenza, questo è l'emblema della leggerezza. E qua entra in gioco anche un personaggio che faccio incontrare al Tonani, che è la Josephine Baker. Sì, questo entriamo nella parte più romanzata, anche più pazza di questo saggio. Ma non è tanto pazza, perché insomma, voglio dire, sono passati 100 anni e nessuno può sapere come sono andate le cose. E è probabile anche che sia successa una cosa del genere, perché sappiamo benissimo che la Josephine Baker, grandissima, personaggio grandissimo veramente, ha avuto con questo annunci che il prossimo libro è dedicato a Giuseppe. Beh, già questo è dedicato abbastanza, perché fa da contraltare
accompagna praticamente il campione durante la sua vita. E Josephine Baker appunto era un'americana che ha portato oltretutto in Europa il jazz insieme a Sidney Bechet, siamo nel 1925. E lui lo faccio incontrare in modo veramente quasi casuale. La Josephine Baker aveva questa caratteristica che amava molto uomini e anche donne, sembra che abbia avuto più di 1000 rapporti sessuali con diversi uomini, quindi mi domando, perché no con un campione olimpico? Sì, ma tu hai dei salti temporali che mi fanno sospettare nella tua circolazione encefalica. Va bene, l'età è tutto. Torniamo, andiamo un po' in sequenza, perché quelli che ascoltano e che vorrebbero anche leggere, vorrebbero anche capire qualcosa. Quindi siamo arrivato a Milano, ventenne, sì, ok? Ventenne. E comincia a frequentare le palestre perché sì. Non è che nasce il sollevatore di pesi dal nulla. No, lui incontra per caso il responsabile della pesistica di Milano, vede questo ragazzo che... La bestia. Forte fisicamente. Un armadio. Fa, perché non viene a provare nella mia palestra a fare degli esercizi fisici, eccetera? Lui va... E comincia a sollevare pesi e promette molto bene. E quindi dopo la Prima Guerra Mondiale ecco che comincia la sua carriera come atleta. Nel 1920 però... Che già si è allenato tanto con i cannoni e cioè, tutto, oh, vabbè, sì, immaginiamo... Durante la guerra si trasportava spalle i cannoni. Appunto. Perché aveva un fisico... Era l'Atlante. Trasportava... anche gli ufficiali che erano feriti sulle spalle, perché allora non c'erano mica tanti motori, quindi si poteva per forza far così. Era l'uomo mulo. L'uomo mulo, sì. Però ecco, in guerra è stato veramente molto stimato. Quindi entra nel giro degli atleti, che all'epoca c'era molto, lo sottolinei più volte, il discorso alle Olimpiadi, alla De Coubertin, del non professionismo. Sì, non professionismo. E loro erano... dilettanti e di puri, ma erano tutti dilettanti. Pensate che durante la prima Olimpiade, qui non l'ho scritto, che del 1896 ad Atene ci fu un milanese, adesso non mi ricordo più il cognome, che voleva fare la maratona. Allora andò da Milano ad Atene a piedi, correndo. Arrivò ad Atene, era super allenato, dico vabbè, fa la maratona. Non viene ammesso alla maratona perché aveva vinto durante una gara un salame. E quindi era professionista, secondo. Oggi le Olimpiadi andrebbero deserte, cari signori, ma comunque rapporti con il fascismo, perché è chiaro che tutta l'epopea, la mitologia fascista, celebrare l'eroe, l'atleta, cioè, e che rapporto ha avuto questo Beppo Tonani? Beh, quando lui già è nel 24... Nel 28 ancora fanno Olimpiadi, ma arriva settimo, e diventa abbastanza anziano, quindi vince ancora un campionato italiano nel 36, ma lui è sostanzialmente contro il fascismo, lui va a sentire i discorsi del Duce a Milano e quando c'è da donare l'oro alla patria, lui non la dona, si rifiuta. Poi è contro la campagna di Etiopia, è contro il fascismo. Lui era appunto un socialista puro, diciamo. Quindi va a fare le Olimpiadi, no? Sì. E qui il nostro caro, che ha questo aspetto mite, il nostro Mario, no? Non avrei mai detto, lo fa andare per locali notturni, Pigalle, Moulin Rouge, certo. E appunto... tira fuori una cosa, diciamo, è saporita, insomma, come chi mette il curry nel piatto forte della serata. Lo fa incontrare Josephine Baker, no? E gli inventa pure una notte d'amore. Un pomeriggio. Un'ora. Specifichi. Allora era una sveltina che nel caso di Tonani direi una sveltona. Visto le imponenze, ma il concetto è che lui era già legato a tale Tilde, sì, sì. E quindi c'è tutta una cosa, una contorsione, tu ecco lì se ti,
ti intravisto lui... come contorsionista, perché devi salvare la morale delle corna. Sì, lui... La morale delle corna, come l'hai risolta tu? L'hai risolta per il buon Tonani. Perché... Sì, perché chiaramente fu... Ma anche come l'hai incontrata, è stato letteralmente trasportato e dal Bonacossa e da circostanze strane perché per uno scambio di autografi nella camera di Josephine Baker. A quel punto lì non poteva tirarsi indietro. Vabbè. Quando arriva a Milano certamente va a Sant'Eustorgio, dove andavano a messa i coniugi Tonani, va a confessarsi e lì dice: così almeno se dovessi morire non vado all'inferno. Nel 60, quando ci sono le Olimpiadi di Roma, viene invitato a Roma perché viene premiato come ex campione olimpico, vede le Olimpiadi di Roma, partecipa, e quando è a Roma dice: adesso devo andare a Napoli. Perché? Perché voglio finalmente vedere l'Atlante Farnese, perché lo vedevo in tutte le... va a vedere e si entusiasma. Poi il Tonani a un certo punto ha una figlia, sì. La prima figlia... Nel 30. Sì. Che Rosanna, la quale poi troverà l'amore in Liguria, a Chiavari. A sì. Chiavari, rampollo di una famiglia che aveva delle gioiellerie a Milano. Tre gioiellerie. A differenza di Tonani, che invece era figlio di un commerciante di maiale, insomma. Ma sì, ma lo dici con una... Ma no, ma per dai, dire, ma dai, l'altro ma... invece ma se... aveva tre orificerie, ma no, c'è un po' di differenza per me. Allora, questo qui era uno talmente intelligente e talmente viziato che non si laurea. Però aveva tre gioiellerie, certo. Va a finire che a un certo punto c'è quel rapporto fra il suocero e il genero, che il genero trova il suocero un uomo che si è realizzato, perché il fatto stesso di avere ideato questa comune agricola a Casarile, per lui lo considera un successo personale strepitoso. Sì, perché i commerci, comunque i Casatonani, i fratelli, sono molto fiorenti, quindi commerciano latte e poi creano questa cascina. Super cascina, quattro cascine, sì. Che poi allora lui, sono capace a scrivere, e allora pensa, e difatti è capace a scrivere, va a lavorare al secolo XIX a Genova, e qui incontra Piero Ottone che lo stima molto e lo fa entrare nel secolo XIX. Sì, stai parlando del... Di chi anno? No. No, stai parlando di chi che è andato poi a scrivere con Piero Ottone e che fa il giornalista. Del genere appunto, no, perché Giacomo Lago Marsina. Sì. Appunto, Giacomo Lago... No, perché sennò immaginate... E poi, allora... C'è la storia molto curiosa delle due morti fra il suocero e il genero. Il suocero muore sostanzialmente... Un ictus. Di una lunga Alzheimer prolungato, e non si accorge che c'è la tragedia di Piazza Fontana a Milano. Mm-hmm. Beh, si perde, tu lo racconti come se il destino gli ha risparmiato certe... Gli ha risparmiato, però dopo... Dopo c'è questo periodo buio dell'epoca dei più anni piombo. Mentre invece il Lago Marsina, che è un tipo molto ottimista, che tant'è vero, lui pur sapendo di avere il cancro, sapendo che doveva morire, eccetera, compra una for fiesta, perché gli dice: il nome è bello, fiesta, allegria. Lo consiglierò, no, cioè, no, da aggiungere alle terapie oncologiche, compratevi la forfiesta. E lui si dice appunto alla figlia, dice: guarda, io non lascio, sono contento perché muoio in un periodo, lascio il mondo con un futuro roseo, perché lui muore l'anno del caduta del muro di Berlino, dell'89, caduta del muro di Berlino, caduta dell'impero dell'Unione Sovietica. Una domanda, allora, mi è piaciuto il modo con cui è stata trattata questa storia, perché non è un racconto, nacque, fece, andò,
attraverso questo racconto ci sono delle foto, diciamo, delle fotografie di periodi storici, no? della nostra epoca. Quello che a me è piaciuto molto è stato verso la fine, quando parli del Festival di Sanremo e di Modugno e della rivoluzione che Modugno ha rappresentato nel mondo della canzone prima di tutto, ma poi come in parallelo con questi slanci di Modugno che fisicamente proprio sul palco stringe i pugni, saltella mentre canta, tutta l'Italia gli va dietro e incomincia un periodo di movimento proprio dal punto di vista economico e tutto quanto. Francamente sapevo benissimo che lì nasce il periodo del boom italiano, che dura, c'ha una data funerea, che è l'ottobre del 1963, quando c'è la tragedia del Vajont. Perché lì, ecco, lo stellone italiano in cui noi abbiamo sempre creduto, improvvisamente, noi abbiamo la diga più grande del mondo, noi qua, noi là, e quella diga ha seppellito, perché l'Italia aveva la moneta più forte in Europa in quel periodo. Tutto si muoveva a favore dell'Italia, delle Olimpiadi, se vogliamo anche le crisi di sole, anche se... Anche l'astrologia, mi tutto, certo. ma poi anche il centenario dell'Unità d'Italia, per noi a Torino, insomma. Cioè, veramente era un periodo d'oro. E la musica cambia completamente. E quindi... E tu che musica ascolti? La jazz? Jazz. Ma quale jazz? Ma io veramente... Jazz è un po' tutto, ma amo molto la musica manouche, quella di Django Reinhardt. Poi anche di Petrucciani, grande, ma amo tutto il jazz. Ma amo anche la musica dei cantautori, la musica francese, amo la musica classica. E per concludere, hai amato segretamente una ballerina sotto la Tour Eiffel? No. No, perché sai, certe proiezioni psicanalitiche poi riverberano magari nei romanzi. Guarda che siamo in televisione, quindi stai molto attento se hai dei parenti prossimi. Ho provato il piacere di inventare questa storia che è, cioè, chi può dire che non sia vera? Ah no. Che nessuno può, è possibilissima. Pensate che ci fu uno che... uno dei tanti, uno di questi mille persone che hanno fatto l'amore con Josephine Baker, che Josephine Baker non voleva invece fare l'amore con lui, e lui si è sparato davanti a lei. È pazzesco. È una prova d'amore assoluta, una tragedia parigina che rimanda alla Grecia antica. Poi c'era questo rapporto anche, è vero che l'Atlante viene eternato nel Monte dell'Atlante, che sono bellissimi in Marocco. Io lui lo faccio eternare nel Monte San Giorgio a Portofino. Non so se verso la fine, quando praticamente questo giornalista, insomma, che sta per morire, vuole raccontare questo alla nipote, cioè alla figlia, e la figlia poi l'ha raccontato a me. Cioè, se non c'era la figlia... La figlia è del 65, quindi... Che poi è la nipote, insomma. È la nipote, sì. Va bene, allora... I libri sono là. La leggerezza della Lodola, Mario Parodi, edizione, mille edizioni. E se volete vivere un revival, consiglio, come cuoco di lettura, di tirar fuori gli album dei nonni, con i daguerrotipi e le foto della prima guerra, seconda, di quelli degli zii. Allora, un po' la narrazione di Parodi, un po' qualche lacrimuccia dei ricordi di famiglia, e direi che il cocktail è pronto per una bella serata, se poi incontrate pure sotto casa, mentre mettete la macchina in garage, una sosia di Josephine Baker, beh, io lì vi lascio, lì mi fermo e non vado oltre.